Le infrastrutture come pilastro imprescindibile per lo sviluppo del territorio. È questo il punto centrale dell'incontro tenutosi giovedì pomeriggio alla New Copromo di Fano. Presente l'assessore regionale Francesco Baldelli, a questo appuntamento fortemente voluto da Federalberghi, Confcommercio Marche Nord e Confturismo Pesaro Urbino. I numeri illustrati da Baldelli a una platea composta da diversi operatori del turismo e non solo, parlano di un cambio di passo fondato su un'idea ben precisa, quella di uno sviluppo infrastrutturale capace di dare un ulteriore impulso alla promozione di commercio e territorio. Anche con questa iniziativa di Federalberghi e Confcommercio Marche Nord riportiamo al centro del dibattito dell'opinione pubblica, e ve ne era davvero bisogno, le infrastrutture. Infrastrutture come precondizione di sviluppo. Gli investimenti sono tornati anche su questo territorio, a partire dalla terza città delle Marche, ossia a Fano, e quindi nel cuore della provincia di Pesaro Urbino, con oltre 65 milioni di investimenti su Fano, ma con oltre 120 milioni di investimenti sulle principali arterie che incidono su quello che sarà e potrà essere il turismo del futuro su questa città e lungo la costa adriatica del nord delle Marche. Uno dei punti cardine è senz'altro la Fano-Grosseto, per cui di recente sono stati fatti diversi passi avanti. 120 milioni di euro di investimenti sulle strade della Valle del Metauro, ma poi l'investimento cardine che è quello della Fano-Grosseto, che risblocchiamo dopo decenni con l'avvio dei cantieri sulla prima canna della Galleria della Guinza, quella esistente, e con il deposito proprio nelle settimane scorse del progetto della seconda canna al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ovvero ormai possiamo dire che in questa regione, in questi due anni, il Presidente Acquaroli e la sua giunta ha decretato un cambiamento nella visione delle politiche infrastrutturali. Quel cambio di passo che chiedeva la comunità regionale e la comunità pesarese è avvenuto e sta avvenendo, a partire anche dalla città di Fano. Al cuore del discorso vi è senz'altro la promozione turistica, per cui le infrastrutture giocano un ruolo fondamentale. Le infrastrutture sono un strumento fondamentale quale moltiplicatore di un grande interesse verso i principali attrattori turistici della nostra regione, a partire ovviamente dal San Bartolo, che è questa montagna che si tuffa sul mare Adriatico, che rappresenta la porta d'ingresso del turismo nel nostro territorio, nella provincia di Pesaro Urbino, ma anche in tutta la nostra regione da nord, ma anche le nostre stupende spiagge che fanno da corollario a delle colline, delle montagne che abbiamo all'interno della nostra provincia, la provincia di Pesaro Urbino, che in solo 40 km è in grado di attrarre i diversi turismi, da quelli che amano la montagna a coloro invece che preferiscono le nostre spiagge, contornati da borghi magnifici. Mi viene in mente quello di Mondavio, ma ne avremo tanti da citare in questo territorio che è davvero tutto da scoprire. Dobbiamo fare di tutto per portare turisti nelle nostre zone, nella nostra città e nella nostra regione. Questo perché una destinazione turistica si sceglie in base al tempo di percorrenza, si sceglie in base ai mezzi che ci sono per poter arrivare, e quindi se la nostra deve essere una destinazione turistica è fondamentale avere un confronto con tutti gli operatori che operano nel settore per poter aver modo di pianificare tutto questo, perché è la nostra risorsa, è il turismo, è il 13% del PIL del nostro paese, quindi è fondamentale avere questo confronto.